Assessore, dopo la neve, evidentemente il ghiaccio, soprattutto sui marciapiedi, sta creando difficoltà notevoli. Cosa possiamo dire ai cittadini? Che le squadre sono al lavoro tutte, in tutti i reparti, cioè in tutti i quartieri, da ieri e anche stamattina ovviamente. L'ordine delle priorità è i servizi pubblici, le scuole, l'ufficio postale, le farmacie e poi man mano gli altri marciapiedi, specialmente nelle zone più impervie o più in ombra. Con calma si arriva dappertutto, non è un lavoro che si può svolgere in poco tempo, anche se le squadre operative sono tutte sul territorio. Sono state segnalate parecchie cadute, parecchie scivolate questa mattina, in tante zone, alcune le abbiamo monitorate anche noi davanti alla Magistri Comacini a Lazzago, nella zona di Vianino Bixio, sempre in prossimità anche delle fermate del pullman. Sì, ecco, un'altra priorità sono state anche le fermate del pullman, evidentemente non tutte, se quella non è stata raggiunta, i mercati, il tribunale e qualche altro. Le raccomandazioni le abbiamo sentite tutte e non posso che ribadirle, che sono quelle di farsi trovare attrezzati anche nell'abbigliamento. Da parte nostra devo dire che tecnici, polizia locale, imprese di manutenzione delle strade ce la stanno mettendo proprio tutta. Le segnalazioni sono gradite perché sono utili per fare il programma dei lavori con i consueti strumenti, quindi rivolgendosi all'URP oppure alla centrale operativa della polizia. La sensazione però dei cittadini è che non si sia fatto abbastanza. Ma in questi casi il piano neve è scattato come scatta tutte le volte e prevede interventi differenziati. È importante capire che la priorità viene data sempre alle strade, quindi scatta l'intervento sui marciapiedi successivamente. La salatura preventiva è stata fatta sui principali e non dappertutto, evidentemente in alcuni punti non è bastata. Bisogna anche comprendere che per una gestione ottimale delle risorse non è previsto un intervento dappertutto con la stessa modalità e con le stesse misure, quindi ci vuole effettivamente un po' di pazienza. È chiaro però che nei punti più importanti è bene che se non siamo intervenuti ci sia segnalato per porre rimedio. In ultimo, questa mattina ad esempio ASF Autolinea ha diramato un avviso per la zona di Sennino, le linee 7 e 11 non avrebbero fatto, diciamo, il giro del quartiere perché è impossibilitate, soprattutto nelle vie dell'Edda e Quasimodo. In realtà è stato un avviso preventivo fatto ieri sera perché ieri intorno alle 8 hanno dovuto deviare alcune corse. Il servizio invece mi risulta da stamattina alle 9 regolare in tutti i quartieri. Ho parlato col direttore di esercizio e me lo ha confermato. Dalle 8 e mezza e sicuramente tutti quelli che sono entrati in esercizio dopo le 9 hanno fatto un normale itinerario.